Crolla a Mascali la percentuale della raccolta differenziata. Il trend positivo del 42% registrato dopo l'avvio del servizio di riciclo dei rifiuti nel mese di aprile dello scorso anno fa registrare ora una brusca flessione che sfiora il 19%. Il geometra Salvatore Torrisi, responsabile dell'ufficio tecnico, profila un quadro economico desolante per l'ente mascalese, che entro il mese di maggio deve rientrare con le percentuali stabilite dalla Comunità Europea per evitare pesanti sanzioni economiche. Noi per legge entro il 31 di maggio di quest'anno, finito il regime di proroga delle discariche ordinarie, se non supereremo il 35% noi verremo penalizzati con delle sanzioni economiche che toglieranno dei soldi ai finanziamenti, quindi ai trasferimenti della regione al comune. Inoltre avremo un abbattimento del 20% sul conferimento dei rifiuti indifferenziati nella discarica della Sicula Trasporti, unica discarica che c'è per tutta la Sicilia orientale ed oltre. Quindi significherà che i nostri rifiuti, se saranno indifferenziati, arriveranno in discarica e corriamo il rischio di tornarcene indietro con gli autocombattatori belli carichi, perché in quella giornata in cui hanno precedenza i comuni che sono virtuosi, noi non potremo scaricare. Questo significherà un aumento enorme, esponenziale dei costi, un grave danno per l'ambiente, e se l'amministrazione, concordamente con gli uffici, aveva intenzione di ridurre leggermente entro giugno la Tari, saremo costretti ad aumentarla di circa il 25%, perché questi rifiuti che resteranno a carico nostro, noi in qualche posto dovremmo portarli e i costi arriveranno alle stelle. Per quale motivo noi, che siamo partiti benissimo, al 42% eravamo un anno fa, all'improvviso siamo crollati al 20%, ora siamo al 31-32%? Io mi chiedo, per quale motivo i cittadini, quelli che abitano soprattutto nei grossi condomini, le attività commerciali, ristorazione, bar, altri tipi di attività, non differenziano i rifiuti, che è la cosa più semplice da fare? Se noi arriveremo a differenziare come si deve, avremo degli abbattimenti nei costi del conferimento in discarica, e noi, anziché spendere 800-900 mila euro all'anno di conferimento di indifferenziata nella discarica ordinaria, potremmo arrivare a un massimo di 50-60 mila euro, 100 mila euro all'anno, avremo un risparmio di oltre 700 mila euro. Unito alla vendita dei rifiuti differenziati, che già nel 2017 ho personalmente preparato le fatture per circa 80.000 euro tra plastica, vetro, carta e cartone, che da qui al 30 giugno incasseremo, io mi chiedo per quale motivo i mascalesi non devono fare la differenziata. Perché non credo che abbiano tutta questa voglia di pagare tasse in più per chi le paga. Il comune di Mascali, come tanti altri comuni che non faranno la differenziata, sono destinati al fallimento economico, perché il costo del conferimento della raccolta indifferenziata arriverà a toccare cifre di quasi 400 euro a tonnellata. E invito la cittadinanza, tutti, le associazioni, i consiglieri comunali, tutti, a divulgare questo messaggio di differenziare quanto più possibile e poter stornare ad avere quella percentuale del 40-42% entro il 31 maggio, altrimenti il comune di Mascali sarà destinato al fallimento.